gialli, tre colori, è sempre stata la più bella. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. Ieri pomeriggio il 2012 è stato salutato al Capanno Garibaldi con la tradizionale fiaccolata tra vin brûlé e canti risorgimentali. Si rinnova anche quest'anno la fiaccolata verso il Capanno Garibaldi, è un evento importante, ce ne può parlare? Sì, è un evento che ormai è entrato nella consuetudine dell'ultimo dell'anno, mi fa piacere perché quest'anno senza troppa pubblicità siamo anche quest'anno oltre i 200, quindi diciamo che è diventato un appuntamento fisso. Che cosa significa? Che lo spirito patriottico e risorgimentale è entrato nella mentalità dei ravennati e ci dà questi bellissimi regali che secondo me sono un segno di sensibilità che non va assolutamente dimenticata. E poi in secondo luogo è anche il modo per rendere omaggio a una delle sedi storiche più conosciute, si può dire in tutto il mondo, della trafila garibaldina. Mi fa piacere perché ancora una volta Ravenna dimostra di non dimenticare le cose più importanti e soprattutto dimostra di farlo in maniera adeguata a quelli che sono i sacrifici che dobbiamo fare durante l'anno e di conseguenza il mio augurio questa sera è stato prima di tutto a un 2013 meno denso di problematiche di lavoro e di economiche e di finanza come ci ha fatto vivere il 2012. Auguri a tutti.